Cioè, questa è la nostra litoranea, tutta l'acqua di Fogna in mare, e poi vogliamo parlare di turismo, eh? Il filmato parla chiaro, è successo di nuovo al canale Ostone di Marina di Rizzano. Il colore che si nota e anche gli odori nauseabondi di cui parlano i presenti racconterebbero di un ennesimo sversamento. Il filmato è stato registrato il 19 agosto alle 17. Eppure, al momento, secondo le informazioni in nostro possesso, nessuno se ne occupa. La vicenda pare ripetersi ogni estate. Noi di Antenna Sud ce ne siamo già occupati a luglio e ad agosto del 2019. Anche in questo caso i liquami proverrebbero dal depuratore consortile che, oltre a Lizzano, serve anche Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe. Già all'epoca il collega giornalista Mimmo Carrieri presentò un esposto alla Procura della Repubblica di Taranto chiedendo di voler avviare verifiche al fine di stabilire se vi sia pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, riferito alle acque reflue viste alla decisione di vietare la balneazione, malgrado tale divieto non si sia di fatto mai osservato in quanto la spiaggia di fronte all'Ostone è piena di bagnanti. Questo nel 2019, scrisse Carrieri, e ad oggi la situazione appare ripetersi. Anche su sollecitazione dell'opposizione, il sindaco di Lizzano, Antonietta Doria, emise un'ordinanza di divieto di balneazione. Oggi l'abbiamo contattata per cercare di capire che cosa stia accadendo e se in questi anni si sia risolto qualcosa. Purtroppo però le telefonate vanno a vuoto, non siamo riusciti a metterci in contatto con lei per comprendere meglio questa vicenda.